Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Alex Z e oggi siamo nello speciale 100 iscritti. Volevo ringraziarvi molto per questi 100 iscritti, anche se non di più, perché in questi giorni siamo saliti di molto. Vi dico che ho iniziato a fare il primo video sul primo gameplay, cioè quello di FIFA, la prova del legato, non so se vi ricordate, il 12 ottobre e in quasi più di un mese siamo saliti di molto, siamo arrivati già a 149 iscritti. Non me l'aspettavo proprio di salire così in fretta e grazie per il vostro supporto, sono davvero felice. E ragazzi, come vi avevo detto di farmi delle domande sotto i video, ci sono state delle domande e adesso risponderò a queste. Manuel Lucarella ci chiede: ciao ciao Alex, prenderei FIFA 15 sempre per PlayStation 3? Prenderò FIFA 15 il più presto possibile perché volevo fare il Road to Division 1 e tenermi la mia rosa, fare tutte quelle cose lì, perché ho visto che FIFA va molto e penso che mi diverte, quindi farò dei video commentati, spero di non sclerare come fanno altri youtuber. Passiamo alla prossima domanda. Elia Tosin ci chiede: ciao ciao Alex, prenderei GTA 5 per PS4 anche se l'hai già finito per PS3? Che ne pensi di un nuovo GTA? Ne vale la pena spendere 70 euro per un gioco che sia già anche con grafica maggiore, prima persona e qualche attività e veicoli in più? Allora, innanzitutto ti saluto. Secondo me conviene prenderlo perché comunque il fatto della prima persona cambia molte cose. È davvero, davvero bello, comunque ho visto tanti gameplay e quindi penso che sia davvero divertente perché ci sono nuovi dettagli sulle armi, tutte queste cose qui. Io non lo posso prendere perché non ho la PS4, appena la potrò prendere ovviamente prenderò il gioco e mi metterò a fare gameplay lì a manetta. E quindi dico, lo dico di nuovo, ne vale spendere più 70 euro perché comunque sicuramente abbandoneranno più là la PS3 perché dicono che non ce la fa con tutte quelle cose lì. Anche se io dico, le macchine e armi potevano continuare ad aggiungere, non è che mettendo macchine e armi la PlayStation si rallenta così. Ci sono 3000 bug, questo sì, perché anch'io crasho sempre tutte quelle cose lì. E questo mi dà molto fastidio. Comunque lo prenderò in futuro, ma lo prenderò. Passiamo alla prossima domanda. Peppe Gamer ci chiede: chiocciola Alex, secondo te oltre alle rapine aggiungeranno altre cose sulle vecchie console, cioè PS3, Xbox 360? Sì, aggiungeranno altre cose, perché la Rockstar comunque l'ha detto, nel prossimo aggiornamento, penso nella patch 1.19, dovrebbero uscire rapine, spero che escano anche delle cose come... No, non penso tutto di quello che è uscito dalla PS4, nel senso di armi, macchine, ma spero di avere, tipo, che si può avere il Monster Truck nuovo, o la macchina quella... blindata, il dodo, ma non avremo animali nuovi, non penso proprio, tutte quelle cose lì, perché lì veramente che poi pesa sulla PS3. La prossima domanda, Funghetto XD, che sarebbe Boschi di 96, lo saluto, dice: ciao ciao Alex, come ti è venuta la passione per fare i video su YouTube? Grande Alex. Non è che è una passione, perché volevo cambiare proprio, volevo fare questa cosa, ci ho pensato, anche amici mi hanno detto prova a fare video su YouTube, io ho detto vediamo così, non volevo proprio fare video col cellulare, come ci sono certe persone che mettono il cellulare davanti alla TV e registrano i gameplay, no, non esiste proprio. Io ho preso l'Elgato, questo qui per chi non lo sapesse, che è un prodotto ottimo, cioè lo puoi mettere anche in tasca, facilissimo, il software è facilissimo da usare, infatti c'è il link in descrizione sotto il mio video per chi lo vuole acquistare. Spero, io continuerò a fare video perché comunque stiamo crescendo. Come avrete visto ragazzi, ho preso la partner con Machinima, perché volevo iniziare a vedere un po' sul fatto della partner, così non mi interessa adesso guadagnare soldi, cose del genere. Volevo però capire un po' il fatto della partner, cosa ti dà in più, tutte queste cose qui. Infatti vedete in ogni mio video
la hit di Macinino. Passiamo alla prossima domanda. Di nuovo Manuel Lucarella ci chiede: ciao ciao Alex, come mai sei passato da un canale YouTube dedicato alla musica ad un gaming channel? Ragazzi, questa è una bella domanda. Come saprete, se andate a vedere il mio primo video, l'ho messo nel 2011. Se è stato, mi ricordo se l'ho cancellato per problemi di copyright. Comunque il canale l'ho aperto nel 2011 perché prima ero DJ, suonavo, infatti alla console. Sono passato a un gaming channel perché volevo proprio cambiare genere di cose, e ho visto che facendo video sui gameplay, comunque la gente ti apprezza di più. Prima invece nessuno ti commentava niente, tutte queste cose qui. Voglio continuare a fare video su gameplay, per crescere, perché voglio che diventi una vera passione. E ragazzi, le domande sono finite, anche questo video sta per finire. Io vi ricordo di lasciare un like, un commento, il bombardamento di like, perché voglio che mi supportiate, come lo dico sempre. Ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.